Tempi rispettati, oggi l'ANAS ha inaugurato un tratto completamente ammodernato della lunghezza di 4,2 km, precisamente dal chilometro 19 al chilometro 23 della SS640. Tempi rispettati, dicevamo, e si spera anche che vengano rispettati i tempi futuri. C'è qualche regalino sotto l'albero di Natale, come ha detto l'amministratore unico dell'ANAS, Pietro Ciucci. Questo è un ammodernamento che viene fatto in presenza di traffico, quindi mano a mano che i nuovi tratti sono disponibili li mettiamo in esercizio. Siamo arrivati con questi 4 chilometri a completare 24 chilometri complessivamente rispetto ai 32 dell'intero primo lotto. E quindi siamo molto avanti, possiamo traguardare la conclusione dei lavori. Noi avevamo annunciato, quando facemmo la consegna dei lavori ormai 3 anni fa, era marzo del 2009, che avremmo finito entro il 2012. Ovviamente la parte finale è sempre impegnativa, ma ci siamo per Natale, ci siamo, apriamo gli ultimi chilometri. Le principali opere realizzate per questo altro ammodernamento sono 3 viadotti per complessivi 2 km e 400 metri, 3 gallerie artificiali per complessivi 460 metri, 8 svincoli e numerosi viadotti secondari. Soddisfatto il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, perché Canicattì ha pagato il prezzo più alto, 30 morti nel giro di un anno in questa maledetta strada. Per Canicattì sarà un beneficio, perché per arrivare anche a Canicattì impiegheranno meno tempo di quello che fino ad oggi è stato impiegato, ma nello stesso tempo daremo sicuramente una sicurezza maggiormente agli automobilisti. Presente all'inaugurazione anche l'assessore alle attività produttive della regione siciliana Venturi, al suo ultimo giorno di mandato, visto che tra poche ore si dimetterà il presidente della regione, Raffaele Lombardo. Finalmente arriviamo ad avere 2/3 aperti, è un cantiere che rispetterà i tempi contrattuali, quindi a dicembre potremo avere la strada tutta aperta ed è un passo avanti per l'infrastrutturazione delle aree interne. A breve comincerà anche il secondo lotto, in certi punti è già cominciato, speriamo che anche lì vengano rispettati i termini contrattuali in modo da collegare lo svincolo dell'autostrada al mare e ad Agrigento. Nei giorni scorsi c'era stato un grido d'allarme perché si diceva che non venivano dati i soldi per pagare le imprese e quindi gli operai, però il problema è stato risolto, la politica in questo caso ha fatto il suo. Ma penso di sì, io penso che insomma, chi lavora debba essere pagato, a prescindere dalle che siano imprese, lavoratori, dipendenti, è giusto che lo Stato, quando appalta un'opera, abbia le garanzie economiche e finanziarie per far fronte a tutti i problemi che ci sono connessi a questo. Su, via. Bene. Grazie. Grazie. Grazie.